voi fate del giornalismo sporco, hai capito? Voi mi dovete lasciare fare. Ma no, ma non ci siamo, ma non ci siamo proprio, capiti? Voi fate del giornalismo sporco, io sto portando un sacco di campioni. Ma che sta, ma sto dito così, io ho riportato Diamante e Girardino. Ho portato Diamante e Girardino. Ma Quadrato, allora, Quadrato c'è una clausola recittoria. Se noi facciamo saltare la clausola recittoria, che ci frega, ci danno 35 piotte. E noi queste piotte le andiamo a rispendere in grandi campioni. Sigla, sigla. Ma che non è possibile. Viola, Viola! Io sto così oggi. Vai. C'ho lo sponsor. Benvenuto a Televisione Viola. Sono partiti con un'esclusiva. Con esclusiva all'inizio la conferenza stampa. Ah, bellissimo, meraviglioso, meraviglioso. Il giornalista. Giornalista. Luca. Va bene. Comunque, puntata dedicata al calciomercato, come sempre, perché. Fino a lunedì. Allora, vi ricordo. Che si è preso? Vi dico una cosa. Mandavo un parrucchiere. Lunedì dalle ore 21 alle ore 23 faremo una puntata speciale con il calciomercato in tempo reale. Così va fatta. Con il calciomercato in tempo reale dalle 21 alle 23 con Pradè, con Cosmo Fazio, come sempre. Anche io. Oh, la sigla di Omedon. Cosmo farà un personaggio intronista. Torna a fare come donne. Avremo gemelli siamesi, avremo insomma una bella puntata. Ospiti in studio. Il pubblico. Il pubblico. C'è abbiamo. Abbiamo il pubblico, fortunati. I fortunatissimi. Devi dirlo, i fortunatissimi potranno partecipare. Potranno partecipare estratti a sorte. A caso. Dall'elenco. Verranno invitati, qui si mette 10-15. È un grande show. Serio. Serio? Allora no, che venga a fare io. Allora, vabbè, via, che si ragiona. Quadrato probabilmente andrà via. Beh, Quadrato se ne va, ovvio. Questa voce. Ci danno? 35 milioni e spero che... Ora sentiamo per adesso. Allora, diamo la linea a Pradè. Ma date per favore la linea a Pradè. Casa Pradè. Pronto? Sono direttore. Con chi parli? Prassi? Yeah? Yes? Con Mourinho? Yes, of course. Of course. Yes. The Gettys on the table, yes. But the crocodile near the window. E sti cazzi. Vabbè, okay. C'è il coccodrino anche vicino alla finestra. Yes. Yes, Quadrato. Va bene, 35. Va bene, possiamo. Ok. Off Feeders and goodbye. Off Feeders addirittura. Che è Bayern di Monaco. See you later. See you later, alligator. Bye. Come on, the twist again. Vai. Ammassati. Eccoci qua. Scusate. Dopo un'estenuante trattativa. Questa è una trattativa che sto facendo direttamente io. In casa mia. Sta a vedere come non si vende, Quadrato. Ce la siamo quasi fatta, una cosa bella, eh? 35 piotte. Sono tanti soldi. Che ci facciamo? Appunto, io 10 ce l'avrei. Che ci facciamo? Ce l'avrei. Ho un sacco di idee, perché noi dovete sapere che siamo un vulcano di idee. Sì. Sì. Chi prendiamo?
abbiamo dei giocatori top secret, che quindi noi non possiamo adesso qua cercare di snocciolarli così. Però vi assicuriamo che se Quadrato andrà via, sarà solo esclusivamente perché ci hanno dato tanti soldi. Di sicuro. E non possiamo dire di no, c'è una clausola. Clausola che l'abbiamo cessoria, cessoria che abbiamo bloccato. Comunque, il giocatore, se ci portano tutti questi soldi, noi glielo impacchettiamo e glielo mandiamo. Allora, ma noi non ci arrendiamo. Ci è arrivato un messaggio: pensate che per la partita del Genoa ci sia spazio per Gilardino? Ma che ci frega a noi in Monte Gilardino? Dobbiamo prendere 35 piotte. Io vi dico come la penso io. Posso dire come la penso io? Su Gilardino, Babacar. Che ora si è parlato di Babacar, sembrerebbe che se la sia un po' presa. È un giocatore forte. Sì, è un giocatore forte. Quello è forte. Baba. Gilardino com'è? È forte, è un fratello. E Mario Gomez? Gomez. Allora, Gomez è come mio figlio. Come? L'ho difeso, infatti ci ha fatto tre gol in due direttore, partite. Ma che vuole dire? Peggio di Cosimo, c'ha più figli lei. Vabbè. Allora, secondo me il... sta pensando. Non è una cosa bella quella che ha detto. No, allora, ognuno c'ha i figli e si merita. Aspetta un attimo che c'ho il Greco che mi sta tornando. Che è un giocatore nuovo? È andato in Grecia a comprare un giocatore? Ho parlato con Vrizas, mi ha detto che questo è fortissimo, si chiama Ocampos. Ocampos. Salutiamo gioca il nostro... Gioca nell'Olympiacos. Olympiacos? Salutiamo il nostro amico Greco, davvero. Ciao Greco. Devi fare lo sponsor alla trasmissione. Greco, che sei sempre servono, cioè servono i soldi. Allora, secondo me, senti un attimino, Gilardino è stato preso perché probabilmente... perché Alonso ti deve essere messo in campo non lo so, ragazzi, io non lo posso vedere Alonso, io sinceramente, personalmente. Simone, ciao. Allora, secondo me Gilardino è stato preso perché ci sta che Montella nelle partite in casa possa giocare un due punte centrale, perché noi abbiamo difficoltà nelle partite interne, quindi non si segna, quindi se metti due attaccanti centrali e allora ce ne hai tre centrali, perché sennò Montella non ha mai giocato con le punte centrali, ora ce ne ha tre, quindi si deve inventare qualcosa. Te metti uno che cross, un Vargas, io non so perché non gioca nemmeno Vargas, fra l'altro. Un Pasquale, un Vargas di qua, a sinistra, Joaquin a destra, e metti Gilardino, Gomez, Babacar, Gilardino, Babacar. Fai figa, vero? Gomez, fai figa. Lo fai. Quello penso io. Guardate che è una cosa fantastica, questa cosa che ha detto Leonardo Minicucci è incredibile, perché ha detto una cosa intelligente. E noi non ci aspettavamo. E questo è vero, perché comunque è calato in gelo. Gilardino è un giocatore forte, che noi l'abbiamo voluto a tutti i costi. Perché chi prendevamo? Una volta saltata la trattativa con Bomberdini, chi prendevamo? Esatto, Bomberdini ormai ci siamo persi anche noi. Pronto? Ciao Leo, sono Gabri. Che vuoi? Cosa vuoi sempre te? Che c'è nulla, c'è la famiglia. Questi cazzi, ma esatto, non c'è niente da fare. Ma il caffè non ce lo fa lo sponsor, oh? Questo vuole lo sponsor di caffè. Cioè, te chiami, ci rompi le palle sempre, non ci dai il caffè, non ci fai di sponsor, cosa vuoi? Gabri! Ha ragione. Mi date la linea di Gabri, che non mi sente, non capisco come mai. Aspetta, fiatelo. Gabri, mi senti? Sì, ti sta parlando il direttore. Buon pomeriggio direttore, come sta? Tutto bene? È il satellite, è arrivato dopo mezz'ora. Aspetta, allora ti ho fatto un regalo oggi, Gabri. Ti ha fatto un regalo direttore? Per festeggiare l'arrivo del Gilardino e Diamante. Diamanti? Sì. Ho portato... Sono due ragazzi forti. Ma abbiamo portato... come mai c'è due sgabelli perché dietro? Perché ti vedi gli sgabelli, Gabri? Ci ho portato... Due ragazze forti. Sono le ragazze dei Pratè, le prateine. Queste mi daranno una mano perché sono i momenti cruciali del calcio mercato. Visto che con te ho perso di parlare di... Sono i momenti cruciali del calcio mercato. Allora, secondo voi chi è che me li mette a posto la casa? Esatto. Ma non c'è mai... E allora io ho portato le prateine, facciamole entrare! Bravi! Cosimo di... Sì, Cosimo. Gabriele dice cosa ne pensi delle prateine, eh? Oh, guardate che culo che c'ho, eh! Guardate il culo che c'hai te? No! Ah, no! Mi hanno portato gli attrezzi, vedete? Questi sono gli attrezzi, questo è un caccia? Caccia bombardiere. Caccia via. Questo è Scottex. Questo è lo Scottex Casa Pratè, una cosa fantastica. Non c'ha nessuno. Ora loro tra pochino le metterà a pulire tutta casa. Sei contento, Gabri? Direttore, lei deve portare in studio
o a me a casa sua la traduttrice di Gomez. Ah, la traduttrice di Gomez. Ci ho provato con la traduttrice di Gomez, ma ha detto di no. No, ha detto di no. Buona, vera. Fai vedere. Devo cercare traduzione. No, cose, è buona, è buona. Vabbè, ma ci abbiamo Claudia. Aspetta. Col. Ci abbiamo Claudia. Ci abbiamo. Ci abbiamo Claudia e Chiara, che sono bravissime. Bravissime, brave. Traduttrici. Bello, giusto. Dal greco all'italiano. Loro traducono tutto, eh. Mm-hmm. Tutto? Sono molto brave, sì, sì. Brava, yes, of course. Yeah. Che vuol dire? Che ne pensate del sole 4? Da delle sue fatture giornate di squalifica a Mexes, scritto vabbè. Beh, scritto bene. Sì. Vabbè. Che vuoi? Secondo me, in confronto anzi, a quelle. Anzi, sono poche le 4 giornate. Sono poche perché le hanno date 4 giornate a Borca Valero. Che dire le 4 giornate a Mexes? sai chi è Mexes? Sono poche? Ha detto so poche. Allora se lo dice lei. Giusto, so poche. Noi apprezziamo perché le donne di calcio ne capiscono molto più di me. Intanto la signora Marcela, sai chi è la signora Marcela? La mamma di Quadrado, ha detto a Lady Radio, a mio figlio non interessano le vicende di mercato, sta bene a Firenze e alla Fiorentina. L'ha detta Lady Radio. Quindi domani va via, direttore. Lei quando dice non prendo un giocatore, il giorno dopo la bella è comprato. Anzi, l'ha già comprato il giorno prima. Ah, volevo dire una cosa ai tifosi. E ai giornalisti, a noi Gomez non ci interessa, un giocatore Gomez è un giocatore fuori dai nostri budget. Ah, è vero, lo disse una settimana prima di comprarlo. Volevo tranquillizzare tutti. Ma è già nostro però. Direttore. Anche Rossi, Rossi non ci interessa. No, allora, Rossi lo dovete lasciare al Villarreal. È un giocatore forte, ma che non possiamo permetterci. Questa mi ricorda, una conferenza stampa tipo di gennaio, e l'aveva già acquistato a ottobre. Ah, l'abbiamo già comprati? Tutte e due. Questa è la carta indistruttibile. Sì. Casa Scottex, come si chiama? Casa Pradè. Casa Scottex Pradè, una carta che non si rompe. Ecco, ci faccio una domanda. Quando ce lo compra un centrocampista? Un centrocampista? Quando ce lo compra? Ma ancora vedevo comprare gente? Ma siamo 38 giocatori, ma che volete di più? C'è Iacovenko, dai, che può giocare anche a centrocampo. Ma abbiamo Padeli. Padeli è un giocatore forte. Fortissimo. È meglio la moglie che Iacovenko. È meglio la moglie di Iacovenko, quello sì. Per ora sì. Ma perché siete sempre a pensare a gnocca? Io non riesco a capire questa... Ah, è una trasmissione di calcio? È la vicinanza di Cosimo. Ragazzi, io non ho parole. Sono momenti... Comunque, oh... Gabriele non ha detto nulla delle prateine. Sì, Gabriele, dai cortesemente. Dai, dici cosa pensi delle prateine. Che pensi delle prateine? Due belle prateine, insomma. No, non so male per niente. Pensa che sono sorelle. Non sono male per niente, è quasi offensivo. Allora, sono sorelle, se telefonate al numero che vedete sopra in pressione, potete vincere una cena con entrambe. Chiamo io. Al prezzo di una. Aspetta, chiamo io. Però una c'ha i suggiri adesso. Ricordiamoci. Quello, esatto. Ricordiamolo allora, sempre. Il problema di una è che c'è altro, c'è il suggiri. Altro tenetele a riparo da Cosimo. Sì, infatti sono un altro studio. Sì, siamo separati. No, ora gliele mando a Gabri, ti salutiamo. Ciao. È stato fondamentale il tuo intervento oggi. Grazie, Gabri. Vai, vai. Quando vuoi. Con calma, ti aspettiamo. Poi le pratine le lasciamo a casa. Dove venite, vai con calma, ti aspettiamo. Sì. Ciao. Allora, tutte le squadre si rinforzano, ma noi no. Ma che cazzo? Carlo, ma come non ci siamo rinforzati? Ma voi volete fare le... No, abbiamo... Abbiamo comprato Diamanti. Girardino, che è un giocatore forte. Giovane. Poi scusate un attimo, ma vogliamo mettere, abbiamo il Hamdaoui. Pronto? Sì, l'Hamdaoui. Abbiamo il Hamdaoui. Pronto? Pronto? Sì, no, sono Cosimo, volevo fissare con le pratine. Ah, Cosimo. Hanno riattaccato, non so chi era. Scusate un attimo, posso dire una cosa. Allora, noi abbiamo visto però un grandissimo giocatore. Domenica scorsa contro la Roma, uno che ha fatto la differenza. Se la regia è pronta, volevo far vedere gentilmente quello che ha prodotto il passaggio di Joaquin. Non so cos'è? Se allargate un attimo. Che è? Questi sono due giocatori della Roma. Ma dov'è quell'altro? Che sono stati imbriacati dal dribbling di Joaquin. Guardateli in che condizioni. Aspetta, che mi sposto di qua. Ecco.
Ah. Allora uno è Olemas e quell'altro è De Rossi. Guardate De Rossi in che condizioni. De Rossi non è quell'altro infilato. Ma è quello infilato. Ma c'ha la testa di un vaso, però è importante. Pensate. È stato sufficiente un paio di sgroppate di Joaquin. Giocatore che ha fatto una grandissima partita. Grande gara. Joaquin è un giocatore forte. Grandissimo giocatore, è tornato ai suoi livelli perché lui era un è come mio figlio. Anche lui. Chi è suo figlio? Come un figlio per me. Ah, un altro figlio. C'è il rischio che quella data possa partire veramente? Sì, no. Secondo me sì. No. No. Se non gli secondo facciamo me, il biglietto, no. Sì. Sì. Che fa? Non può pagarlo da solo. Ho mandato Masià. Ho mandato Masià a nascondere il passaporto. Non può partire. Senza permesso di soggiorno. senza permesso di soggiorno è dura. Ma dove va? Dove andrebbe? Al Chelsea. Al Chelsea? Che sembra che il Chelsea voglia pagare la clausola decisoria di 35 milioni per prendere Cuadrado. Queste sono le ultime notizie. Ora sentiamo se c'è sempre Ibrahimovic al Chelsea, lì, che presidente, sì. Abramovic. Abrahimovic. Vado a allungare le mani, il direttore. Bravo, beh, cosa fa, direttore? Facile, è così. Ora va. Ora, no, ora. Direttore. Direttore. Sì. Sto parlando di calciomercato. Ah, sì. Non immagino. Voglio fare un saluto a un ragazzo di Empoli. Mirko, sì. Ciao Mirko. Sei uno di noi, sei forte. È l'uomo di chi delle due? Nessuno delle due. Ah, no. È un ragazzo con la barba che fa il vocalist. Ah, questi okay. Lavori strani, questi lavori strani. Questi lavori strani, beh. Ma Ilicic non vuole proprio nessuno, Francesco. No, Ilicic ce lo vogliono, solo che per ora non... com'è Ilicic? Non la danno, non lo danno. Non lo danno. Non va da nessuna parte Ilicic, il problema è quello. Ha rifiutato tutti. Ma esce male, ma la tu le prendi? A manetto perché... Ai... A voi... Hai le cicci? Ah no? Ecco. Stavo parlando con Corvino, mi ha detto che praticamente è tutto fatto. Ci siamo quasi. Chi è tutto fatto? Corvino o... No, Ilicic è tutto fatto. Ah, Ilicic è tutto fatto. È tutto fatto quello... Vabbè. Ci siamo quasi, eh? Non avevamo dubbi su Ilicic tutto fatto. Beh. Ci siamo era una battuta. È bella la battuta. Ha fatto la battuta. È una bella battuta, questa brava. Comunque sembra che sia definitivamente tramontata la trattativa col Torino per Ilicic. E infatti ho parlato con Corvino, ti ho detto che mi ha detto tutto. No, Corvino fatto. È di Bologna. Che era infatti, già... andrà al Bologna. No, non va nemmeno al Bologna. Ci va a Bologna in bici. Scommetti che ce va. ci va. Questo cacciavite è servito per... Sbloccare la trattativa. No, praticamente la macchina di Ilicic. Ora se ne accorgerà dopo l'allenamento. C'hanno le ruote tagliate. Non può andare. È un simpatico scherzetto che gli hanno fatto ai miei amici di Roma. Ma poi non va da nessuna parte se c'ha le ruote tagliate. Beh, prende la macchina di Masià, che sarà tornata per all'India. L'appunto, per l'appunto arriverà una macchina di Corvino che lo passa a prendere e lo porta direttamente a Bologna. Non potrà più uscire. Allora, Pasquale va via a gennaio. Io ancora con questa storia di Pasquale. Io dissi ai primi dicembre sarebbe andato via a gennaio. Ora magari l'ultima partita giocata, non lo so, comunque al Milan, sicuramente va al Milan, se non va ora va a fine anno al Milan. Il Milan sta cercando ora Gagliani non vuol dare niente, la Fiorentina se gli Gagliani dà qualche soldo lo manda via, se no rimane la Fiorentina. Però non può... Io sono in coma perché mi state a rompere... Non può neanche giocare più di tanto perché c'è il rinnovo automatico. Ma non è possibile che mi state sempre a dire di questo Pasquale. Pasquale è il nostro capitano. Capitano. A proposito di Pasquale. Ci abbiamo una foto? Sì. Diamo la diapositiva. Ecco, questa è quella ma fa... Mi spostate Roma. No, la devo spostare. No. Ecco. Allora, grazie. Questo io l'ho messo io anche su Facebook. Sì. Allora, Pasquale aveva il passaggio per Gomez e invece l'ha passata indietro. È la cosa che mi ha fatto più arrabbiare di tutta la partita. Perché guarda il passaggio che fa, preciso. Cioè, il passaggio diritto per Gomez. Ecco. Sull'1-1. Ora magari può sbagliare come se non lo so, però sentiamo il parere di Aldo Biscardi, che sì. Allora secondo me questo è una cazzata, perché praticamente si vede chiaramente che praticamente Gomez si stava andando in rete. Bravo Aldo. Quindi se davo la palla davanti a avere il moviolone in gamba, quest'ora l'avremmo scoperto subito. Moviolone. Ma invece Babacar se le capitava una palla in quella maniera che faceva? Ma guarda, io voglio dire una cosa, amico, che io potevo essere automaticamente quello che è davanti e quello che è dietro. Io tornavo dietro e tiravo la palla e facevo gol. Io importante tirare, quando vedo porta tiro. Però voglio giocare di più, Sì, è vero. Voglio giocare di più.
Sei arrabbiato il procuratore, ho letto, sì. Baba. Che dice che non giochi. Procuratore, procuratore. Procuratore ci è rimasto. Procuratore, male. Procuratore. Aspetta, volevo no. Salutare tutti gli amici di Firenze Viola, punto, punto, punto. It. Punto ig. Punto id. Punto, punto, per ma Bagliari, Bagliari, ci vediamo domani al Denax. Ciao. Ci sta, tavolo troviamo insieme, papà. Anche Scotton, che ci, come ci segue. Saluta Scotton. Salutiamo, pronto? Pronto? Salutiamo Scotton, vai, salutiamo anche il nostro Scotton, anche se è concorrente al locale dove io invece andrò a fare la serata. Questo punto facciamo pubblicità. Che domanda è questa qui? Chi ce la fa? Voglio sapere chi è che ha fatto domanda. Perché quando entra Babacar, Montella leva sempre Gomez. No, e toglie Tatarusano la prossima volta. Come? Non ho allora, capito. No, probabilmente, allora, perché quando leva Gomez entra sempre Babacar? Perché se, sei il solito perché, ruolo. Perché se entra Nedo esce Tatarusano? E perché? Chissà perché. No, comunque, no, probabilmente diceva il discorso che facevo io. Doppio punto? Dell'oppia punta? Doppia punta. Mm. Io ci giocherei in casa, ci giocherei tutta la vita. Ma allora, scusate, noi abbiamo Montella apposta. È un allenatore esatto, forte. Ma è vero è un allenatore forte. È un allenatore forte, un giocatore forte che ci può dare ancora tanto. Quindi è noi vero. Dobbiamo avere fiducia in lui. Se lui bravo. Vuole giocare con una punta sola, sti cazzi. Cioè, la scelta è del mister. Il mister c'è. Se ci avevamo Capello, deve fare che facevamo? Ti attaccavi. Se avevamo Zeman che giocavamo con quattro punte, che facevamo? Zeman ci mancava una. Esatto. Giocavamo uno. Con Babacar, senti, Babacar, Gomez, Girardino e poi ci mettevamo pure Jacopenco. Esatto. Tanto avanti dietro. Qualcuno la mette dentro per forza. Per forza. Chi difende? Ma Santa. A proposito di difensori. Ecco, sì, a proposito di difensori. Io ho lasciato il cuore. Sì? Dove? Io ci ho lasciato il cuore per un giocatore che in questo momento è avversario. È un giocatore forte. Anzi, giocherà domenica contro la Fiorentina. Giocherà domenica contro la Fiorentina, un giocatore forte che io, comunque sia, sono sempre pronto a prenderlo. Ma è in prestito? O se... l'abbiamo prestato, io spero che se lo tengano, però comunque se, se non se lo tengono io lo prendo, lo riprendo volentieri perché è come un figlio. Un figlio, mi immaginavo. Un figlio, sì, sì. E chi è? E questo è un giocatore forte, abbiamo lo scopriamo, non lo scopro io, cioè. Speriamo. Eh? No, no, terzo in campionato e vincitore della Coppa Italia, speriamo. Secondo me con la Coppa Italia è difficilissimo perché c'è capitata la Roma. E perché Roma... scusate, la finale della Coppa UEFA non ci fa no, schifo, vero, mettiamoci pure poi quella. Anche no? La Champions League l'anno prossimo e l'Intercontinentale. Ma anche due colpi, non so, ragazzi. Diamo due colpi. De Jacopenco perché... Allora, colleghiamoci con Genova. 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 Prade, prade, la domenica non gioco in maglia viola. Che? E mi tocca fare invece la partita col grifone. Prade, prade, dai te prego fammi tornare da te. Ma che è Roncaglia? C'è chi mi chiama Facundo, chi mi chiama Roncaglia. Io mi chiamo Muraglia, io mi chiamo... Buonasera direttore. Ma è Roncaglia, secondo me è Roncaglia. Ronchi, come stai? Ciao, buonasera. Ciao, Ronchi. Buonasera direttore, Facundo. Come stas? Tutto bene? Io sto bene, lei come sta? Tutto a posto? Si allena, sì? Mi faccio i cori da solo perché a Genova non mi riconosce nessuno. Ma ecco perché te fai i cori da solo, ho capito. Ma come? Ormai non sei un protagonista, cioè voglio dire, te chiederanno autografi, te chiederanno le foto, no? Ma che quando l'altro giorno all'allenamento un tifoso mi ha chiesto una foto, mi avvicino per mettermi in posa e mi fa... Veramente io volevo che tu mi facessi la foto con Sommariva, il portiere della Primavera. Con Sommariva? Ecco, quello si fa la prima con me le donne. E da lì i tifosi mi hanno scambiato per il fotografo. E si incazzavano pure se gli facevo male la foto. Ti prego, prete, fammi tornare da te. C'è anche la è mano vero, mossa. Questa cosa non succedeva qua, perché Roncaglia è diventato un giocatore forte. È vero, era un idolo. Ecco, abbiamo la diapositiva, guardate che faccia simpatica. È proprio un classico bravo ragazzo. E comunque sia, lui è un giocatore forte. Ci assomiglia. Ci assomiglia davvero. Ma le ragazze direttore da quando ci sono? Ma che vuol dire? Ma che domanda? Ah, Roncaglia, guarda, noi ti aspettiamo a braccia aperte, però per la prossima domenica, facci segnare e noi te ne saremo riconoscenti. Le portiamo un'altra volta alle cascine con Ottavio a giocare a basket. Ah, ho paura di... Eh? A basket del giorno di notte vediamo. Poi mancano anche tutta la sera, no? Purtroppo il mercato è chiuso da un po', quindi bisogna fare qualcos'altro.
Roncaglia, come stai comunque? Sei in ciao, forma? E sono in forma, dipende. Ora vado a fare merenda con Santana, ha affittato un mulino, sì che spero che insomma... Che con Santana stare... il mulino c'hai? Che c'hai? Santana che gioca in squadra con me. Sì, lo so, ma che il mulino avete affittato? Non te lo posso dire, direttore. Se vuoi venire con noi possiamo fare una cosa insieme. Ma che fanno col mulino? No, che una cosa, col mulino? Che c'è pure Bandera, sai che c'è? Banderas, la gallina di Banderas. Ma che vanno a trovare Banderas? Andate a trovare Banderas a Roccaglia, ma che fate? Cosa a tre? No, non te lo posso dire, direttore, è una cosa segreta. Però dai, ti prego, fammi tornare da te. Vengo a giocare anche all'Olimpia Firenze pur di sentire l'odore di Fiorentina. Tutta l'Olimpia Firenze. Tutto. Allora, facciamoli. Allora per farli nessuno sentire l'odore di Fiorentina, gli mandiamo i parastinchi e i calzettoni dei Tainelli, quelli che sono rimasti dell'ultima, della semifinale. Vediamo se sente l'odore di Fiorentina e c'ha voglia di tornare. Vai, Lavazza. Grazie Rocchi, sei forza, fantastico. Sempre Forza Viola, ciao direttore. Ciao Rocchi. Ma non lo può dire Forza Viola, al Genoa. Tanto se lo considera ma nessuno. Ma se c'è sette preziosi. A me comunque piaceva Roncaglia, era uno bello. Avevano fatto il fan club. Ti piacciono i giochi preziosi? Ti piacciono i giochi preziosi? Direttore, levi le mani. Cosa tocca? Ho chiesto se gli piacciono i giochi preziosi. Buono, bravo. Beh, ora vuoi io a casa Roncaglia. A casa, ora adesso fra un po'. Casa Roncaglia. Fra un po' mi presenta a casa sua, direttore. Lei sappi. Io sallo. Allora, scusate un attimo. Sappi. Torniamo seri per un attimo. E qui io ho il cacciavite in mano. Perché? Perché la cosa l'ha trovato. Perché? Per costruire lo stadio? Ha graffiato la macchina. Ah, la mia? Perché hai il cacciavite in mano? Sei te che mi hai graffiato. Io non ho graffiato la macchina perché mi ha rubato il posto. No, ho bucato le ruote. Ebbene, sono concentrate, sembrano che siano avanti un altro, no? Cioè, stanno studiando, è che se danno la risposta sbagliata hai butto fuori. No, c'ho il cacciavite in mano perché questo è il simbolo della rinascita viola. Sì. Il cacciavite. Esatto. Costruiamo un grande stadio. Oh, via, lo sta, è vero. Perché colleghiamoci con Novoli. Novoli 2015, e vai. 2015 siamo ora. Io mi sono il pellicano. Cosa c'è lì? Perché il pellicano? Vieni qua. Cos'è il simbolo di Osa? Abbassate, ecco, un attimino. Allora. Non faccio abbassare troppo, direttore. No. Allora, questo uccellone che... Mettevo il bollino rosso per la rete. Allora, questo uccellone che vedete Sulla palla. Che uccellone è? Perché ha chiamato la Claudia andando a parlare dell'uccellone? No, è una gru. È una gru. Ci hanno chiesto più gru e per ora ci hanno mandato una. Questa è una gru gigante, una cosa fantastica. Ci aiuta a costruire lo stadio. Che battutona. È un volatile di grosse dimensioni. Ti piace? Mi mandiamo la pezzettino, lo taglio e lo metto su Facebook stasera. Un volatile di grosse dimensioni. Sì, aspetta, cambia mira. Si è allontanata subito. Ma no, perché così mi impalla il volatile di grosse dimensioni sulla spalla, però. È cambiato. Oh, ora sì. Ecco. Allora, adesso il volatile lo vedete tutto? Sì, per ora. Lo vediamo tutto. Hai bisogno? Allora, praticamente. È la gru, è una cosa fantastica. Stiamo costruendo uno stadio a impatto zero. Sì, sì. Okay. Ecologico. Ecologico. Queste gru? Sì. Queste gru? Sono gru che non inquinano, non vanno a metano, cioè non vanno a gas, non vanno a benzina, sono naturali. Sono naturali, dai, ci vedi. Ma dove sei? È Beirut questo posto? Dov'è? No, è Novoli. Ah, Novoli, ok. Ma quello in Giappone, dov'è che si doveva fare? In India, no? In India, ha finito. Detto, no. Allora, basta. Posso dire una cosa sull'India? Vai. Allora, l'India purtroppo è stato un fallimento. Siamo arrivati per ultimi in campionato. Ultimi. Trezeguet smette. Ci avevano detto che Trezeguet faceva gol di testa. Ma quando... Giovanni e Luca, ma le ragazze sono libere. Scritto. Libere da che? Sì, non so... Da vincoli. Davvero non sono svincolato. No, c'è solo una, c'ha un po' di giri e basta. Sì, ma comunque sono libere, in galera non ci sono stanno. Non ti preoccupare. Chiamaci dopo, ti facciamo sapere. Vi vediamo. Comunque in India purtroppo è fallito il progetto, perché questi industriali indiani che ci dovevano fornire la manodopera purtroppo si sono ribellati. Ah, sono casino.
sono spavati. Sì, sono ribellati. Questa cosa delle caste, non ci ho capito niente. Vedi, purtroppo. Questo era lo stadio. No, lo stadio. La cosa bella, la cosa bella è che la signora non l'ha liberata. No, perché la signora dietro ha vinto la causa. E ha tenuto il cielo, tra l'altro. Tra l'altro, noi dovremmo pure mandare lì. Quelli del cielo sono morti tutti. No, dovremmo mandare lì operai nostri. A smontare tutto, a sgonfiare la porta. Sì, esatto. Una cosa, guarda, è stata pazzesca. Una delusione incredibile. Quindi ci tocca aspettare i tempi tecnici, che sono lunghissimi. Lunghissimi in Italia. Quindi noi partiremo forse per il 2020. Ma noi, furbi come dei cervi, abbiamo deciso di iniziare segretamente i primi lavori a Novoli. Questo è dietro la Mercafi. Mandate la fai. Ecco. Ah, questa sì, è proprio dietro la merca. Ci sono ancora alcuni frighi? Ci sono ancora i frigo? Con le insalate, i pomodori. Le verdure, sì, esatto. Questa è solo la prima delle gru giganti che ci hanno mandato, eh. Ma poi dove le mettete? Ce ne vorranno 10 in tutto. Dove le infili poi da notte? Cosa? Il direttore, le gru. Allora, abbiamo fatto un patto con Moira Orfei. Allora, Gabriele ci scrive che la gru sembra Ilicic. Allora, abbiamo fatto un accordo con Moira Orfei. Ci hanno dato le gabbie giganti, quelle che ci tenevano dentro i gorilla, quelli grossi. Ah, sì, il grosso. Gorillone. Le lascia a Moira Orfei. Giustamente, bravo, fa il business, direttore. È un business. Il sabato e la domenica, quando non lavorano, fanno il circo, visto? Perfetto, meraviglioso. Guarda che espressione intelligente. Sono furbo. Furbo come una volpe. Aspetta un attimo, pronto? Sì, aspetta. Yes? Ah, of course. Trattativa. Ah, ok. No, infatti c'è una notizia. Quadrato? Halla. Ok, allora ci danno Salah. Chi infatti danno? Allora, Salah. Sembra, notizia dell'ultima ora, sembra che ci siano dei contatti molto frequenti fra Quadrato, fra la Fiorentina e Chelsea per Quadrato. Il Chelsea o paga l'intera clausola di 35 milioni o se no gli dà Salah più 25-26 milioni. Ma chi è Salah? Non conosco solo io. Salah. Pronto? Sì? Pronto? Uè, presidente! Grandissimo presidente. Presidente. Pronto? Chi è Salah? Salve, sono Silvio. Ciao Silvio. Ciao. Volevo dire una cosa. Se mi dette il via libera per liberare il figlio di Mubarak, si chiama Salah. È il figlio di, giuro che è il figlio di Mubarak. Fratello di Ruby? È il fratello di Ruby, gioca pallone. Noi lo vorremmo liberare per portarlo con noi al Milan e imparargli il gioco del calcio. Leonardo, che te hai preso il Conte Cuccione? Effettivamente sembrava il Conte Cuccione o le donne. Chi? Io? Prate. Ma stiamo scherzando? No, no, scusate un attimo, ma queste ragazze sono ragazze che lavorano. Queste non sono mica immigrate clandestine, queste sono ragazze italiane. C'hanno il passaporto. Garantite. Origine top. Comunque, allora, Salah è un egiziano. È egiziano, qualche babbo. Centrocampista che ha... È scuro. È egiziano. Allora, questo è un egiziano che ha già lavorato per noi. Sì. Salah alle origini sì. Era quello che c'aveva il baracchino di fronte allo stadio. Poi è andato al Chelsea. È finita. Prima giocava nel Basilea. No, è forte, è un giocatore forte. Nella nazionale egiziana 28 gol, 28 presenze e 18 gol. È un giocatore forte, però noi a questo punto dobbiamo tenerci ai cazzi. Ragazzi, deve parlare in qualche modo. Se no, con chi parla l'egiziano? Esatto, ha ragione. Che, allora, e l'andavi ce lo mandano via. Era l'unico Marocco. Nessuno fa il kebab. Nessuno può fare il kebab. È un grosso problema. Cioè, noi dopo ci manca l'etnia, capito? Ce ne manca il cibo etnico. Ci abbiamo 25 17 stranieri. Paesi diversi. Non possiamo mangiare paella tutta la sera perché ci stanno in spagnolo, eh? Sì. Sebastian Gazzarrini. Sì, però WhatsApp, Rit, però scrive anche Teleriva Viola. Gazzarrini. Vabbè. Gazzarrini! No, è vero, dopo c'è Rit, ragazzi. Alle 4 ore 16. C'è il Gazzarrini o andavo via? Si fa presentare Rit, dai. Sì. Sta capendo più nulla, qui si va di palo in frasca. No, il problema qua è che ci stanno scrivendo già i primi tifosi che sono preoccupati di questa storia che è egiziano, Salah e il Ramadan. Salah Hamle.
Noi abbiamo l'antidoto. Abbiamo l'antidoto per tenerlo su questo giocatore. Perché guardate l'Andavi che è successo. A forza di fare la patata non si allena mai. Un giocatore che non si allena mai. Ma c'è da fare le sue cose l'Andavi, c'è kebab, c'ha le patatine. E noi useremo le proteine per tirarlo su. Quadrato è un passo dal Chelsea. È vicino, ha detto anche Niccolò Ceccarini. Anzi, vabbè. Pronto? Meno Dio da solo. No, yes. Comunque... Yes, è un passo, a un passo, va via, a un passo. A un passo. Ok. È sala. Va bene, of course. Bye. Bye, bye, bye. Ma se va via Quadrato che si prende? Ho detto adesso. Abbiamo giocatori forti già in rosa. Rivaluteremo la potenza degli Jacovenco. Se li spende lui 35 milioni. Abbiamo, Jacovenco è sempre un giocatore nostro, è sempre un giocatore forte. Beh, è fondamentale. E comunque se ce l'hanno Salah, useremo Salah. Ti piace Salah? No. Ti piace Salah? Bello. Non ti piace, sono due tecniche. Non so simpatiche queste ragazze. No, sono meravigliose queste donne, ora passo a trovarti fra un po'. Ora vengo, ora mi rilasso un attimo. Ora te le mando, Bravo, manda, prepara per anche la musica. Ma è sta cosa che è? Che dobbiamo fare? Che ma dobbiamo? Che ne so, cazzo manca? Quanto manca? Due minuti, quanto manca? Ci abbiamo altre notizie? Cinque, quindi sei minuti. Abbiamo altre notizie o no? Abbiamo altre notizie. No, ricordate tutto sempre fare le scalette bene in questa trasmissione. Perché... No, allora, innanzitutto, già c'era Berlusconi e qua il Milan ha quasi preso destro, Preso destro, quindi... Berlusconi? Presidente, pronto? Aspetta, chiama... Sì? Sì, scusi, sembra che stranamente in prestito debba arrivare destro al Milan. Abbiamo avuto destro, ovviamente se si chiamava sinistro non l'abbiamo preso, non l'avremmo mai preso, mai preso. Comunque sia, devo dire che è una cosa bellissima avere destro con noi, abbiamo 85 punte e due centrocampisti scarsi, non è male, un grande Milan. Ma beh, vicino a lei mi sembra ci sia anche Ferrero. Oh! Ah, presidente! Ma che volete da me? Ma che c'è? Presidente, buongiorno. Io ho già fatto tutto quello che dovevo fare, forza Sampi! Tanto ha fatto una bella squadra. Ho fatto una bella squadra, sì. La signora squadra. Ho preso Edo, a Murie. Poi ci abbiamo pure quell'altro. Pronto? Cassano si è svincolato, Crassano. Crassano si è svincolato. Dice. Ilaria! Ilaria, amico, voglio dirti una cosa, te faccio far film porno se vuoi. Oh, Dio, porno. Addirittura. Ma sta come un forno, Renato, amico. Ma amico, mi sa che se la ciula buffon. Ma che ci frega di che si ciula? Non ci frega niente a noi. Noi siamo la SAP, siamo forti. Beh, che meraviglia, Domo, che sei. Allora, aspetta, mi arriva un nuovo direttore della radio sportiva. No, vabbè, pensavo. Luca da Cerreto Guidi. Siete grandi, detto fatto soprattutto. Fatto, Ferrero. Sono fatto. Volete un Ferrero Rocher? Fatta la battuta! Allora, tra l'altro, fra poco giocheremo anche col Tottenham in Europa League e Tottenham va in finale della Coppa di Lega inglese. Quindi è abbastanza... Ce ne porto una sega, ce ne porto una sega a noi. No, è una cosa interessante. No, non è interessantissimo. È una cosa... Guardate come sono felice queste ragazze, guardate come sorridono... Ora venga, anche io che me lo tocca. Attenzione, che sta arrivando un nostro amico. A proposito di volatili. A proposito di volatili è arrivato... Guardate che gru. Guarda è bello. Scusa, sei fidanzato. Guarda che coppia, Non eri fidanzato. Come mai sei buttato... Sei buttato su quella grande. È bellino. Allora facciamo, gli ultimi tre minuti facciamo... Sei buttata su quella più grande, hai visto? Hai visto? Te, direttore. Te t'attacchi. Te, Leo, t'attacchi. Guarda è bello. Allora... Vabbè, allora questa è un'immagine inquietante che ci fa capire come il lavoro del procuratore e il lavoro del direttore sportivo è un lavoro serio. È un lavoro. Dove si va? Ah, sta qui. No. È un lavoro duro. È un lavoro duro. Questi sono rimasti abbracciati. Ma che? C'è del sentimento, va. Ma che sentimento? Qui c'è dello sfruttamento.
Chiederei alla regia di aiutarmi, che devo fare? Eh? Ma che è finita. Sembra la puntata dei De Filippi qui. Metti la musica. Allora, vi diamo l'appuntamento a lunedì, che abbiamo una puntata speciale. Lunedì. Speciata del calcio mercato. Speciata. Presentata da Leonardo Menicucci. Menicucci. E ci sarà un sacco di ospiti. Lorenzo Meazzini, che è la prima volta. Bravissimo, verrà qua in carne ed ossa. No, credo che no, per ora no. Come han detto, Poi ci abbiamo Cosimo Pagliai, che ci farà vedere come si fa a conquistare una donna. È vero, già qua io circuisco, bravo. Elena. È un giocatore che appoggia lui. Poi ci abbiamo i gemelli senesi che verranno a trovarci. E poi un sacco di ospiti a sorpresa. Forse vabbè, no, si può dire anche di una donna. Eleonora Lari con il corpo del ballo. Deve venire col corpo e basta, il ballo no. Portateci anche le ballerine. Bene. Ce n'è per tutti. E poi voi, sentiamo se viene anche Giannattaro. Giannattaro, l'esperto del calciomercato ci serve. Giannattaro. Sì, perché è uno semiserio. E poi avremo in esclusiva, secondo me avremo già le prime interviste di Salah. Avremo Salah in studio lunedì. Io sto qua, ho trovato l'amore. Buonanotte. Pronto? Via, vado là, via. Già. Pronto? Allora ci fai le fuori. Pronto? 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 Salve, sono Silvio e mi ero interessato alle ragazze. Se mi potete mandare il provino, anche in VHS, sono qui. Scrivete a Silvio Arcore Milano. Scritto Hard. Arcore. Silvio Hard, chiocciola Arcore. Non importa scrivere il cognome. Si capisce. Ciao, buon lavoro. Lunedì alle ore 21 c'è la trasmissione. Alla grande. Speciale. Cosimo della spettacolo. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Forza Viola. Forza Viola, ciao a tutti. Sigla. Viola. Viola, viola, un coro grande come grande il mare. Viola, 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 non sei soltanto il fiore dell'amore, sei di più. Viola, viola, viola. Se ne trova più, e quando la domenica in campo scenderai, quel nostro canto salirà, e come un vento al sole andrà, sulle ali di quel vento volerà. Qui l'amore.